Davvero una giornata speciale, quella del festeggiamento del nostro patrono San Pio. Un ringraziamento a tutti i volontari che continuano a lavorare per realizzare questa giornata, questa mattinata importante con tutti i volontari di Protezione Civile. È un momento per ricordare coloro che sono mancati durante quest'anno, ma anche tutti quelli che, gli amici volontari che sono mancati in questi anni della grande famiglia della Protezione Civile, di tutti i gruppi comunali della nostra provincia. È un momento anche per comprendere che siamo fortunati perché abbiamo dei cittadini che diventano volontari di Protezione Civile, volontari diventano professionisti dell'emergenza, rinunciando tempo con le proprie famiglie, col proprio lavoro, essendo sempre a disposizione, pronti a partire in qualsiasi momento. Noi continuiamo a investire per formarli, per dare tutta l'attrezzatura necessaria. Come istituzioni non molliamo, non vogliamo mollare, l'abbiamo voluto ribadire anche quest'oggi. E quindi un sincero ringraziamento a tutti loro, che sono anche un esempio da emulare, un esempio da osservare con attenzione, perché i ragazzi giovani dentro la Protezione Civile trovano anche questo valore, questo grande esempio di passione, di impegno, di fatica e soprattutto di disponibilità e anche professionalità. La memoria del nostro protettore, il protettore della Protezione Civile, che è più da Pietralcina, è sempre un momento significativo, un momento bello, anche perché raduniamo tutti i volontari di Protezione Civile della provincia di Padova, ed è un momento per ringraziarli, un momento per corrispondere il bene che loro normalmente seminano in silenzio, e quindi questa occasione diventa un'occasione importante alla quale ci teniamo molto e coltiviamo sempre con moltissimo piacere.